il nostro tesoro più grande. È insostituibile. Non ne abbiamo un altro. Le colonie su Marte, per ora, appartengono ai libri di fantascienza. Adesso è arrivato il momento di prenderci cura del pianeta che abbiamo sotto i piedi. Il futuro è qui. È nelle nostre speranze, nelle nostre scelte, in ciò che facciamo. Ogni nostra azione può generare un cambiamento. Dalle piccole decisioni di tutti i giorni, come ridurre gli sprechi e consumare meno risorse, alle grandi scelte di vita, come scegliere una professione green che renda il futuro più roseo per tutti. Ecco perché sempre più aziende hanno deciso di mettere sul tavolo concetti come rigenerazione e rinnovabilità, nel rispetto della natura e nella tutela del pianeta. Hanno capito quanto sono preziose le speranze di tutti i ragazzi e le ragazze come voi, che siete pronti a farvi avanti per il mondo di domani. La nostra carta migliore siete voi. E noi vogliamo conoscervi, sapere chi siete, imparare dalle vostre scelte. Vogliamo sapere quali sono i vostri sogni, che appartengono anche a noi e a chi verrà dopo di noi. Il sogno di oggi è quello di Alessandro, ricercatore al Dipartimento di Scienze Atmosferiche della città di Delft, in Olanda. Il sogno di un ragazzo che ha deciso di dedicare la sua vita ai cambiamenti climatici, uno dei temi più scottanti della nostra era. Conosciamo Alessandro Savazzi, 26 anni, nato e cresciuto a Milano. Alessandro dedica molto del suo tempo ad analizzare dati meteorologici, ovvero informazioni che riguardano il tempo atmosferico. Questi dati arrivano sia da previsioni e calcoli, sia da sonde e misurazioni. Se qualcuno vedesse la schermata del suo computer in un qualsiasi momento della giornata, penserebbe di vedere un film sugli hacker o una sorta di Matrix. Per la maggior parte, il suo lavoro si svolge in ufficio, ma di tanto in tanto capita che debba prendere un aereo, una nave o visitare stazioni radar per dei controlli. Ho sempre avuto il sogno di fare qualcosa che avesse un impatto positivo sulla nostra società e quindi dare un contributo che fosse il più grande possibile, per quanto piccolo, in modo da migliorare la società. Alessandro e i suoi colleghi cercano di dare un senso ai dati raccolti per capire come funziona la nostra atmosfera. Perché si formano le nuvole? Come si spostano? Come si dispongono? Ma per sapere e analizzare certi dati è importante avere solide basi teoriche ed essere sicuri di non ripetere le ricerche già fatte da altri. Per questo, buona parte del suo tempo, Alessandro lo passa a leggere le scoperte degli altri ricercatori. Si dice che chi ha poco avrà sempre meno e che chi ha tanto avrà sempre di più. Ovvero che si sta ampliando il divario sociale. Ma questo è vero anche alla lettera. Alcune delle teorie atmosferiche prevedono che piove sempre sul bagnato. Dove piove tanto pioverà sempre di più e dove piove poco pioverà sempre di meno. Cosa che aumenterà ancora di più i problemi attuali. Una professione complessa che richiede tanto studio, tanta passione, ma dà molte soddisfazioni. Come quando il lavoro di Alessandro è stato citato da uno dei più influenti scienziati del cambiamento climatico. Ma a cosa porterà in futuro il lavoro di ricerca nel campo delle scienze atmosferiche? L'obiettivo di Alessandro è di far avanzare la conoscenza scientifica sui processi più nascosti del cambiamento climatico. Se riusciamo a capire le leggi fisiche dell'atmosfera, potremmo anche predire i problemi a cui stiamo andando incontro e contrastare il riscaldamento globale senza rischiare di provocare nuovi danni al pianeta. Finché io non ho maturato la consapevolezza che il cambiamento climatico fosse la cosa più importante, più pressante, non sapevo come lasciare un impatto positivo sul mondo. Una volta maturata la consapevolezza che bisognava risolvere come prima cosa il cambiamento climatico, basta, la scelta era fatta. Dovevo dedicarmi a questo campo. Nell'ultimo anno, insieme al suo gruppo di lavoro, Alessandro ha scoperto un errore persistente in uno dei modelli meteorologici più quotati al mondo, ECMWF. Un piccolo errore nella stima della velocità del vento che, pensate, causava grossi problemi alle simulazioni dei prossimi 50 anni. E ora scopriamo come è approdato a un percorso di studi così particolare e stimolante. Se devo ripensare alla mia infanzia, sono due le cose che mi hanno spinto ad avere passione per la natura. Intanto, il fatto che non l'avevo a disposizione sotto casa, vivendo a Milano. Per me è sempre stata qualcosa di speciale. Io collego un bel panorama, un paesaggio naturale, alle vacanze.
e quindi già questo mi trasmette una sensazione di gioia. In più sono stato molto fortunato perché i miei genitori mi hanno permesso di viaggiare molto e mi hanno portato in giro per il mondo facendomi vedere tutti i tipi di natura, deserti, montagne. Ho sviluppato questa passione, questo amore per la natura durante le estati. Viaggiare apre la mente, permette di incontrare altri popoli, altre culture, ma anche di vedere situazioni molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Pensate ai beduini del deserto che centellinano l'acqua o a chi vive in zone soggette ad alluvioni o grandi siccità. Dal clima dipende la possibilità di coltivare e avere cibo, acqua, beni di prima necessità. In particolare una delle esperienze che poi mi ha fatto capire l'importanza dello studiare i cambiamenti climatici è che in diversi viaggi entravo a contatto con delle realtà completamente diverse da quelle a cui siamo abituati in Europa. Realtà di povertà e disparità sociali che per un bambino probabilmente non sono legate all'ambiente e al cambiamento climatico, ma in realtà poi ho maturato la consapevolezza che sono collegate. Con il senno di poi Alessandro ha capito l'importanza del clima. In un primo momento pensava di iscriversi alla facoltà di architettura, aveva anche fatto il test, ma poi l'urgenza di lasciare un segno positivo e importante per il mondo lo ha spinto a ripensarci e, agendo d'istinto, si è iscritto a ingegneria ambientale. Un'esperienza in particolare ha acceso in lui la scintilla. Un viaggio in cui ho fatto un mese di volontariato in Sudafrica. Ed era l'anno della maturità, quindi appena prima di iscrivermi all'università e di fare questa scelta. Lì ero volontario come assistente di biologi. Loro facevano ricerca sulla fauna. Dormivamo con le capanne in mezzo alla savana e ci svegliavamo con i leoni. Ma poi anche contatto con realtà sociali del luogo e un volontariato sociale. La sua è la storia di una decisione drastica, un vero salto nel buio, che poi, alla lunga, si è rivelato la scelta giusta per lui. Seguire la pancia, a volte, è la cosa migliore. Alessandro è voluto andare al nocciolo del problema più imminente per il pianeta e dedicare la sua vita ai cambiamenti climatici. E voi? A cosa vorreste dedicarvi anima e corpo per un domani migliore? La Terra è la nostra casa. Non abbiamo un piano B. Non possiamo far finta di niente o scappare altrove. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Alessandro, che ha deciso di mettere il bene comune al centro della sua vita. Gli abbiamo chiesto quale fosse il suo asso nella manica. Per lui sono stati i viaggi e la moltitudine di esperienze che gli hanno aperto gli occhi. Gli si sono impresse sulla pelle e non ha più potuto far finta di niente. Ma Alessandro da solo non basta. C'è bisogno di tutti. Un cambiamento è necessario e possiamo cominciare già adesso a prendere decisioni migliori per il mondo che verrà. È tempo di agire, insieme. È questa la nostra carta migliore.